Siamo col signor Di Bella, titolare di diversi negozi da cereale. Oggi il Consiglio Comunale prende atto della decisione appunto di tutti i commercianti di creare un centro commerciale naturale. Qual è l'intenzione? Cosa si aspettano i commercianti da questa decisione che potrebbe essere epocale secondo alcuni? Innanzitutto è sicuramente un'opportunità che viene data a chi ha voglia di trovare delle soluzioni per uscire da questo impasse che ormai ci sta attanagliando da troppo tempo e non ci dà la possibilità di venire fuori. Il Centro Commerciale Naturale è un'associazione di commercianti, un'associazione di gente con diverse attività commerciali che, spinta da questa voglia di associazione e di collaborazione, mira a fare in modo che tutte le opportunità che ci siano per sviluppare commercio, turismo e comunque le attività legate al risorgere di questa meravigliosa città possano essere sfruttate al massimo. Molti si aspettano un aiuto concreto proveniente direttamente dalla regione. Ma diciamo che dovrebbe essere, io adesso non vorrei citare delle cose inesatte, però dovrebbe essere sulla partecipazione a dei bandi l'opportunità di poter utilizzare le risorse regionali. E noi siamo appoggiati da un tecnico che è anche quello che ha redatto, ci ha dato una mano, una grossa mano a redigere il progetto, che è l'architetto Toni Fede. E su quello e con la collaborazione di alcuni consiglieri comunali che sono dei promotori e dei commercianti che hanno aderito, sicuramente saranno lo spunto insieme per mettere in atto tutte le migliori opportunità che ci verranno date. Dal punto di vista tecnico ricordiamo che il centro commerciale naturale secondo la legge deve prevedere un'area ben definita. Vogliamo dire quali sono e quanti sono i commercianti che hanno aderito finora? Allora, l'area è sicuramente definita, il ricalco è stato fatto sul più bel carnevale di Sicilia e quindi il circuito più maestoso, quello più grande, quello più importante, quello delle domeniche per intenderci, dei grandi flussi di partecipazione della gente, quindi parte da Piazza Duomo che è il centro, il perno di questa piramide, la punta di questa piramide, si estende per tutto il Corso Umberto fino a Piazza Indirizzo, sale per il Corso Italia, riscende per il Corso Savoia e lì si ricongiunge a Piazza Duomo. Ovviamente questo è il perimetro esterno, tutte le vie e le strade interne sono ovviamente interessate. Il numero dei commercianti che hanno aderito, e ci scusiamo anticipatamente, io personalmente per quel poco che può servire, con gli altri c'è stato poco tempo, alcuni non sono stati contattati a dovere, alcuni non sono stati interessati, ma non per solo esclusivamente per fare delle distinzioni, solo perché i tempi erano veramente stretti. Malgrado ciò siamo arrivati a 54, credo, comunque abbiamo superato le 50 adesioni in un tempo veramente brevissimo, abbiamo fatto delle corse folli, però siamo riusciti a superare le 50 unità e già altri commercianti sono interessati per aggregarsi appena costituito il consorzio. Ricordiamo infatti che la costituzione del consorzio rappresenta una fase necessaria, propedeutica, ma necessaria per quello che è poi l'accreditamento alla regione, mentre invece è possibile che i nuovi commercianti, comunque ricadenti all'interno dell'area, aderiscano successivamente. Esatto, questa è una cosa molto importante. Il fatto che venga costituito il consorzio da questo primo gruppo di commercianti non preclude assolutamente, anzi, vuole essere da stimolo per le adesioni successive di tutti quei commercianti che per tante svariate ragioni non è stato possibile contattare, non è stato possibile coinvolgere in questa fase di startup. Costituito il consorzio sarà possibile per tutti quelli che avranno piacere, voglia e la disponibilità di rendersi partecipi in questo progetto di poter aderire tranquillamente.